Quindi mi raccomando, a me l'onere di presentare, l'onere e l'onore di presentare Fior Giorgio Di Freddi. Mi riferisco alla presentazione che dovevo fare lo scorso anno, Pier Giorgio. Ti dissi, guarda, che devo presentarti in un certo modo, poi ho saputo che il titolo era matematica e mi sono astenuto da questa presentazione, che invece ti ripropongo questa sera, che di nuovo non c'entra nulla con la matematica perché mi aspettavo qualcosa intorno alla religione. Quindi faccio delle battute sulle mie conoscenze che ho di te. La prima volta che vidi Pier Giorgio Di Freddi lo incontrai 7 anni fa circa in una conferenza a Pordenone Legge, 7 anni fa circa. Davanti ad una chiesa sollevò un subbuglio indescrivibile tra gli astanti, perché quello era l'argomento, la religione, no? Quindi c'erano così, dei fedeli molto convinti che trovarono insomma del dissenso nei confronti tuoi. La seconda volta, 4 anni dopo circa, io organizzo insieme al Sacro Convento il Cortile dei Gentili, stavamo andando a Roma, a Via della Conciliazione, per parlare col Cardinal Ravasi. Sulle strisce pedonali vedo che proveniva da Via della Conciliazione Pier Giorgio Di Freddi. Ho chiamato Pierluigi e dico: ma hai visto che c'è Pier Giorgio? Infatti ti ha chiamato Pierluigi. Poi vedo che scrivi qualcosa con Ratzinger. Vedo che siamo in una chiesa, la domanda è: ma Piergio, non è che sotto sotto tutto sta ateismo? Questa è una battuta per introdurre la tua conferenza sull'innovazione della matematica, prego. Fa sempre piacere parlare in una chiesa sconsacrata. Non so se questo. Poi, se uno vuole conoscere il nemico, deve frequentarlo, naturalmente, no? Quindi, effettivamente, ma ormai quello non è più un segreto, visto che appunto poi è uscito il libro. Ma in realtà credo che il libro fosse uscito prima, perché io sono andato in seguito, ma comunque non è la sera e non è nemmeno il luogo, naturalmente, no? Di parlare di queste cose. Perché questa sera abbiamo un argomento ancora più interessante che la religione, ammesso che ce ne sia uno. Ed è quello che hanno. Che vedevo prima scritto sulla locandina del festival, cioè l'innovazione. Questa parola che ormai è diventata un mantra, che viene ripetuta sui giornali, alle televisioni, dai rottamatori di turno, da coloro che vogliono invece costruire cose nuove. E sembra che l'innovazione sia il segreto per il futuro e soprattutto il segreto per il progresso. Ora, io trovo sempre un po' sospetto questo fatto che le cose vengano ripetute troppe volte, perché c'è il sospetto, appunto, che in realtà si cerchi di indottrinare, di dirci che certe cose devono essere pensate in quel modo, e si continua a battere sul martello, sul chiodo, fino a quando non entrano nella nostra testa. Allora ho pensato che che parlare di innovazione in matematica genericamente, volevo parlare di come l'innovazione sia effettivamente un mantra e di quali siano i fraintendimenti che questa parola porta con sé. Allora, anzitutto, avendo appunto delle velleità di un certo genere che sono state appena ricordate, ho deciso di scrivere non un decalogo, perché quello sarebbe eccessivo, insomma, l'ha fatto già lui, no? Insomma, però a metà, no? Un pentalogo, diciamo così, no? Le 5 leggi dell'innovazione, sulle che adesso vi enuncio, non ho avuto tempo di scolpirle sulla pietra, ma se mi date tempo lo faccio poi in seguito, no? Per ora l'ho battute semplicemente al computer.
E dopo aver enunciato dall'alto di questo monte, no? Chi di voi è stato a Gerusalemme sa che i monti di cui parla la Bibbia non sono tanto più alti di questo. Io sono stato stupito una volta, lo dico senza nessuna, semplicemente come constatazione, una volta che sono finito a Gerusalemme e sono andato a visitare il Santo Sepolcro e nella chiesa del Santo Sepolcro effettivamente, no, c'è il famoso Golgota, che è un sasso alto così. Ma letteralmente, no? Quindi uno dice, ma mamma mia, come si possono costruire, no? Delle storie su delle piccole cose. Allora io prima enuncerò appunto dall'alto di questo mio Golgota i 5 comandamenti, le 5 leggi dell'innovazione. E poi nel breve volgere di qualche ora, perché ovviamente no, il programma è vasto, no, volevo fare un breve excursus che tratteggi le innovazioni più importanti della storia della civiltà e dell'uomo. Va bene come programma, no? Insomma, comandamenti, la storia dell'uomo, no? Per far vedere come queste leggi non siano campate in aria, ma siano effettivamente semplicemente estrapolate dal contesto storico che ci ha preceduto. Allora, come mai si parla sempre tanto di innovazione? Il fraintendimento, secondo me, è che si confonde o si vuole che venga confusa questa parola con la parola miglioramento. Quando si dice innovazione, automaticamente noi dovremmo pensare al fatto che per il semplice fatto che qualche cosa è nuovo, allora è meglio di quello che veniva prima. Queste cose le abbiamo viste appunto messe in pratica per esempio negli ultimi 3 anni dal Presidente del Consiglio, il quale sosteneva, no, che per il semplice fatto che uno è giovane, meglio ancora se donna, no, allora è meglio dei politici che sono venuti prima. Ma a me non sembra che così sia, no? E allora, prima legge dell'innovazione è il fatto che i termini innovazione e miglioramento non sono sinonimi dal punto di vista linguistico. Procediamo per ordine, no? Essendo io un logico, no? Intanto mi ricordo di queste mie, di questa mia formazione. Non sono sinonimi dal punto di vista linguistico. Come si fa a dimostrare che non sono sinonimi? Beh, la cosa è evidente. Perché quando si parla di innovazione ci si riferisce a certi fatti che sono avvenuti o che ci piacerebbe o si vorrebbe che avvenissero. E i fatti sono oggettivi. Mentre invece quando si parla di miglioramento, il miglioramento, il meglio o il peggio, sono dei valori. E i valori, come tutti sappiamo, sono valori soggettivi. Quindi una parola che si riferisce a fatti oggettivi non può essere sinonima di una parola che invece si riferisce a valori soggettivi. Quindi la prima legge ci dice innovazione e miglioramento non sono sinonimi dal punto di vista linguistico. Ma, seconda legge, queste due parole non sono nemmeno equivalenti da un punto di vista logico. Perché è ovvio che la matematica, per esempio, come voi sapete, se qualcuno di voi è venuto qui e attirato dal titolo, no, che parlava di innovazione nella matematica, la matematica vive di equazioni e le equazioni sono equazioni, cioè uguagliano due cose che, lungi dall'essere sinonimi, sono cose a prima vista diverse che poi risultano essere uguali a posteriori. Quindi potrebbe essere che l'innovazione e il miglioramento, è vero, non sono sinonimi automaticamente, però risultano essere equivalenti dal punto di vista logico. E nemmeno questo è vero, per una constatazione che è banale, non richiederebbe nemmeno poi gli esempi che in seguito farò. Perché è ovvio che se noi vogliamo migliorare una certa situazione, dobbiamo cambiarla, no? E quindi dobbiamo fare un'innovazione. Ma non è affatto ovvio che ogni volta che si fa un'innovazione miglioriamo le cose, perché il cambiamento di per sé non è né buono né cattivo, può migliorare le cose, ma spesso può peggiorarle. Chi di voi, come il Signore che sta al tavolo, è versato in cose di Chiesa, sa che i comandamenti sono 10, ma sono divisi in 2 gruppi, i primi 4 da una parte, che sono generici, e io facendone 5 ho fatto 2 leggi generiche, e poi gli altri 6 invece comandamenti che sono precisi,
e sono tutti negativi, tra l'altro. Notate che il decalogo quasi sempre vi dice di non fare le cose, non fare questo, non fare quell'altro, non fare quell'altro. Come mai? Beh, per un motivo molto ovvio, no? Perché è facile sapere che cosa è male, è molto più difficile sapere cosa è bene. Quindi è molto più facile dire non fare il male, no? Che non dire fai queste cose che sono bene. Quindi in accordo col decalogo vi ho dato le due leggi generali, innovazione e miglioramento non sono sinonimi linguistici e non sono equivalenti logici, e adesso tre leggi che hanno a che fare con le negazioni. Dunque, anzitutto l'innovazione spesso viene presentata per mascherare semplicemente cose che sono vecchie molto più di loro. Cioè, in altre parole, l'innovazione, terza legge, no? L'innovazione spesso non è una novità per nulla, dal punto di vista tecnologico nemmeno. Non c'è bisogno, ma visto che mi hai provocato per far vedere che anch'io leggo certi libri, no? C'è un libro che una volta si chiamava L'Ecclesiaste, che adesso ha cambiato nome, etichetta ma non contenuto, che si chiama Coelet, e una delle frasi più famose dell'Ecclesiaste era appunto quel proverbio, quel motto che dice «Non c'è nulla di nuovo sotto il sole». E questo è esattamente il contrario dell'innovazione, no? È come dire qualunque cosa che voi facciate, che presentate come nuova, in realtà qualcun altro l'aveva già fatta, l'aveva pensato prima e così via. E vedremo degli esempi, ovviamente, in seguito, anche abbastanza eclatanti. Quarta legge dell'innovazione è che abbiamo parlato appunto del fatto che l'innovazione non è necessariamente una novità, e spesso l'innovazione è quello che si potrebbe chiamare in politica trasformismo, è semplicemente un modo di presentare le cose vecchie fingendo che queste cose siano nuove. Visto che siamo ancora dal punto di vista astratto, invece di citare appunto degli esempi che farò in seguito, vi cito anche qui semplicemente un testo letterario che non è più biblico questa volta, è un romanzo che tutti voi conoscerete, perlomeno perché avete visto il film, perché oggi spesso i romanzi si leggono in quel modo, molto più facile, si va a vedere il film che ne viene tratto, e che si chiama Il Gattopardo di Tommasi di Lampedusa. Tutti voi avrete letto o sentito parlare di questo romanzo, c'è il principe Salinas, c'è il nipote, spesso per la gente pensa che sia il principe che ha detto questa frase, ma la frase è notissima ed è che se non si vuole cambiare niente bisogna fingere ovviamente di cambiare tutto. Spesso i cambiamenti sono fittizi, sono trasformismo, si fa innovazione a parole perché in realtà si vuole fare del conservativismo nei fatti, no? E questo in politica ovviamente è molto diffuso, ma anche negli esempi che invece noi faremo, che trarrò dalla storia della cultura e più in particolare della cultura scientifica. E l'ultima legge sull'innovazione è quella che è ovviamente la critica più forte, cioè che il fatto che l'innovazione, lungi dall'essere equivalente o sinonima del miglioramento, spesso in realtà è un peggioramento. Ora questo in astratto, poi lo vediamo in concreto appunto, in astratto deriva, dipende dalla vostra cultura. Se avete letto o se conoscete per esempio la fisica, la seconda legge della termodinamica ci dice proprio quello, che il mondo sta andando verso il degrado. Ovviamente la legge parla del degrado termodinamico, ma se la usiamo in termini metaforici, la seconda legge della termodinamica ci dice che le cose peggiorano, non migliorano affatto. E quindi ogni innovazione in realtà va nella direzione contraria a quella che ci si vorrebbe far credere. Se invece fate altre letture, conoscerete la legge di Murphy, che dice ovviamente, no, che se una cosa può andar male ci andrà. E il problema dell'innovazione è proprio questo, che anche quando l'innovazione potenzialmente potrebbe essere qualcosa di positivo, è sicuro che poi verrà usata nel modo peggiore possibile e continuerà invece a fare danni invece che provocare dei benefici. Non so se Pierluigi è contento di questa propaganda per il motto del festival, no? Sull'innovazione, ma adesso, dopo aver detto queste leggi, no, devo in qualche modo giustificarle.
E allora, come ho detto, volevo fare un piccolo excursus della storia delle innovazioni più importanti della storia dell'uomo. Ora, io non so se voi, pensando all'innovazione, quando venite a questo festival o quando pensavate di venirci, avete fatto la vostra lista in testa. Qual è, secondo voi, l'innovazione più importante per la storia dell'umanità? Non è il telefonino, naturalmente, ma ce ne sono state altre prima. Io penso che, a parte il linguaggio, che quella non è un'innovazione, perché quella ci è arrivata, no? Ovviamente, no? Non è che l'abbiamo costruito noi, ma ci è stato dato in dotazione come specie. Ma subito dopo il linguaggio, in realtà, c'è la scrittura. Senza la scrittura noi non saremmo qui, ovviamente la nostra civiltà non esisterebbe, sarebbe una cosa completamente diversa, la civiltà orale, no? E che problemi può avere la scrittura? Beh, la cosa interessante è che un filosofo come Platone, no? E quindi non semplicemente un divulgatore come Aristotele, un filosofo come Platone, in un suo famoso dialogo che si chiama Il Fedro, ho parlato prima con alcuni studenti del classico, mi immagino che almeno loro, no, sapranno l'esistenza prima di Platone, poi del Fedro, no? E così via. In questo dialogo lui racconta la nascita della scrittura, la racconta in maniera mitologica. Platone non era Aristotele, no? Quindi raccontava storie, e racconta che sia stato il dio Tot, il dio egiziano, che l'abbia regalata agli umani, ma poi dice un'osservazione che viene spesso riportata in maniera denigratoria nei confronti di Platone stesso, cioè il fatto che Platone si lamenta che la scrittura possa essere stata un danno per l'umanità. Ora uno può dire, ma in che senso il danno per l'umanità? In fondo, no, ci ha dato un beneficio. E qual è questo beneficio? Il beneficio è stato di permetterci di poter registrare i fatti, i dati, le cose che vogliamo ricordare esternamente da noi stessi. La scrittura è un mezzo tecnico che ci dà un supporto, ci fornisce un supporto esterno alla memoria, come si chiama in informatica, appunto, una memoria esterna. Nell'informatica la memoria esterna sono i dischetti, gli hard disk, le cose che si attaccano al computer, ma sono fuori del computer, sono esterne. E prima che ci fosse la scrittura, ci dice Platone, in realtà c'era la memoria dentro di noi. Ora voi direte, beh, non è che abbiamo perso la memoria, non l'avremmo persa, ma sicuramente l'abbiamo atrofizzata. E molto spesso, quasi tutti, invece di ricordare le cose attraverso la memoria, preferiamo scriverle attraverso la scrittura. E questo fa sì, appunto, che una delle caratteristiche fondamentali che noi avevamo come specie, come esseri umani, si sia atrofizzata e si sia quasi perduta. Voi direte, la cosa è eccessiva, ma se voi prendete un esempio specifico di quello che Platone ci sta dicendo in quel dialogo, un esempio molto più moderno, che tutti abbiamo sotto mano perché l'abbiamo vissuto, praticamente quasi tutti in diretta, è il fatto che i calcoli che noi una volta facevamo mentalmente o almeno a mano usando appunto la scrittura, oggi sono stati delegati alle calcolatrici tascabili, ai calcolatori, al nostro telefonino e così via. Io vado spesso al supermercato, come voi tutti mi immagino, ho visto che dobbiamo sopravvivere anche se viviamo, ci cibiamo del pan degli angeli, ogni tanto abbiamo bisogno anche dei fegatini, dei crostini di fegato che abbiamo mangiato questa sera grazie all'ospitalità del festival. E mi accorgo che anche quando si tratta di fare 5 più 2, la cassiera digita sul suo computer, ormai non siamo più in grado di fare nemmeno le tabelline, altro che i calcoli, diciamo così, complessi. E questo già qualche decennio fa era in voga. C'è uno scrittore di fantascienza che tutti conoscono, almeno di nome, si chiama Isaac Asimov, che ha scritto un racconto che si chiama 9x7, qualcuno di voi se lo ricorderà, è un racconto bellissimo, che ha a che fare con quello che si chiama in logica la teoria della calcolabilità. C'è una tesi nella teoria della calcolabilità, e la tesi dice, una tesi che viene attribuita a Turing da una parte e a un logico meno famoso di lui per tanti motivi dall'altra, che si chiama Church, la tesi di Church e Turing, che dice che tutte le cose che si possono calcolare, che l'uomo può calcolare, le può fare anche il computer. E Asimov in questo racconto ci presenta un mondo
molto in là nel futuro, in cui ovviamente il computer ha già preso il sopravvento, i calcoli li fanno soltanto più i computer, gli uomini non sono più in grado nemmeno di fare le quattro operazioni, e ad un certo punto, un giorno, in una camera nascosta, qualcuno scopre che può fare le addizioni a mano. E comincia a dire, ma c'è una regola per fare 3 più 2? E prova, viene 5, controlla, è proprio giusto, viene proprio 5. Poi prova a fare delle addizioni più grandi, no? E così via, e anche quelle funzionano. E il racconto è una specie di antitesi di Church-Turing, cioè l'idea che poi nell'uomo del futuro, che non sa che una volta gli uomini facevano i calcoli a mente o a matita, che scopre piano piano il fatto di saper fare i calcoli e arriva la tesi che tutte le cose che il computer possono fare le può fare anche l'uomo, cioè la cosa, il mondo è completamente rivoltato. Ma Asimov, come tutti gli scrittori di fantascienza intelligenti, poneva il dito su una piaga, e la piaga è proprio quella che Platone ci aveva additato. La tecnologia della scrittura in un caso e del calcolo meccanico nell'altro caso, certo che ci danno dei vantaggi ovvi, ma ci danno anche degli svantaggi che spesso sono trasparenti perché atrofizzano delle doti che noi avevamo. E quindi io vi incito, a proposito di religione, quando andate a casa questa sera, insegnate ai vostri bambini non a dire le preghiere alla sera, che non servono a nulla, no? Ma a dire le tabelline. Dice, hai detto le tabelline prima di andare a letto, no? Invece di dire le Ave Maria, no? Ok. Ho capito che i miei fan sono venuti davanti e gli altri sono rimasti dietro, ma a debita distanza per non sentire l'odore di zolfo che emana da questo pulpito o da questo Golgota qua sopra. Ma hai provocato tu questa sera, io non avrei detto nulla di relativo alla religione. Subito dopo la scrittura, qual è l'invenzione, l'innovazione più importante per la storia dell'uomo? Beh, qui le cose naturalmente diventano complicate, magari il fuoco, la ruota, eccetera, ma ce n'è una che Marshall McLuhan nel 1962 ha identificato come cruciale per la nostra civiltà, ed è la stampa, la creazione della stampa. Il suo libro si chiamava Progetto Gutenberg, no, per l'appunto, e noi siamo tutti figli di Gutenberg. Il momento in cui la stampa è arrivata ha cambiato la storia della civiltà, perché prima i libri venivano trascritti a mano, per far avere una copia di un libro ovviamente ci voleva tempo, soprattutto se quel libro era Guerra e Pace, no? O I Principi di Newton, no? Libri di questo genere, anche se si possono leggere velocemente. A proposito di doti, sapete che Woody Allen una volta fece questa battuta, disse, ho fatto un corso di lettura veloce, ho letto Guerra e Pace, parla della guerra, no? Beh, certo, sì, ho capito, però insomma c'è anche qualche cos'altro, no? Dentro Guerra e Pace. Ora, nel momento in cui arriva la stampa, ovviamente la cultura si diffonde, arriva a un pubblico molto più vasto, ma c'è una specie di principio di conservazione del volume della cultura, ed è che il volume rimane immutato, e se voi lo spargete su una superficie molto larga, cioè il pubblico si allarga, e beh, ovviamente l'altezza diminuisce. E più si spande questa cultura, più la sua profondità diminuisce. E questo è l'altro aspetto, no? L'altra faccia dell'innovazione, quella negativa, in questo caso, della stampa. Siamo arrivati ormai a un punto in cui si dice, molti si stracciano le vesti, io fra quelli naturalmente, no? Cioè di dire, ma in Italia, come forse voi sapete, due terzi del 0,6 periodo, siamo tra matematici, della popolazione italiana non legge nemmeno un libro l'anno. Il che significa che solo un terzo legge almeno un libro, questa è un'equivalenza logica, no? Però se uno va nelle librerie, no? O se uno va nelle giornalerie, nelle edicole, no? E vede quali sono i libri, o se non vuole scomodarsi andare nelle librerie, guarda le classifiche dei libri più venduti, ma poi viene da chiedersi, ma sono più malmessi, sono più stupidi quelli che non leggono i libri o quelli che li leggono, se poi leggono quei libri lì, no? E quindi è un po' problematica la cosa, no? E ovviamente vedete che le cose, ovviamente io cerco di parlare in maniera un po' paradossale, no?
Però il contenuto di questa mia conversazione questa sera vorrebbe essere quello, no? A non accettare acriticamente gli elogi che si fanno in questo caso, no, all'innovazione, ma a guardare anche l'altra faccia della medaglia, che come tutte le medaglie ovviamente, no, ne ha appunto due. Ma visto che parliamo di scienza, siamo a un festival di scienza e soprattutto il titolo era l'innovazione matematica, guardiamo quella che probabilmente è l'innovazione più importante che è stata fatta nella scienza moderna negli ultimi 5 secoli, che è quella che è talmente innovativa che viene chiamata rivoluzione copernicana. La rivoluzione copernicana ha cambiato il mondo, si dice, ci ha fatto capire che non è la Terra al centro del mondo, bensì il Sole. Ovviamente per mondo si intendeva il sistema planetario, cioè il sistema solare, che ovviamente, no, ha il Sole come centro. Ora, anche un'innovazione come la rivoluzione copernicana ha i suoi lati bui e i suoi lati negativi? Beh, una delle leggi che vi ho citato prima, la terza legge dell'innovazione, diceva che spesso l'innovazione non è per nulla nuova, è vecchia. E la rivoluzione copernicana, il fatto di porre al centro del mondo non più la Terra ma il Sole, è anch'essa vecchissima, è di almeno 2 millenni prima di Copernico. Questo non è una scoperta per chiunque abbia letto, non dico il libro di Copernico, che è abbastanza lungo, non come Guerra e Pace, ma comunque è più complicato da leggere, perché i libri di matematica poi non si leggono così velocemente. Ricordo che una volta ho regalato un mio libro di logica a un filosofo, un amico filosofo, che non è presente in sala, ma che comunque non nomino, e lui mi ha detto, ah, è bellissimo, l'ho letto in un giorno. Io ho detto, ma interessante, perché quello è il libro che io uso in un corso che dura un anno, no? Cosa può aver capito quello ogni giorno? Vabbè, comunque, non avendo detto il nome, no? non significa nulla. Ma diceva, anche se non avete letto tutto il libro di Copernico, basta la prefazione, perché Copernico lo sapeva benissimo che prima di lui c'erano stati dei greci, in particolare Aristarco, che avevano proposto verso il terzo secolo prima della nostra era esattamente il sistema eliocentrico. Cos'era successo ad Aristarco? Gli era andata male, perché ovviamente queste cose si possono anche innovare, ma non sempre l'innovazione è positiva per chi innova, no? Perché Aristarco era stato processato dagli stoici per impietà, perché aveva detto delle cose che non si dovevano dire dal punto di vista religioso o filosofico, che all'epoca erano per loro indistinguibili. Quindi Copernico sapeva che prima di lui c'era già stato qualcuno che aveva proposto la sua teoria, e lui la riproponeva semplicemente, diceva, insomma, la verità, prima, come diceva Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto, no? Infatti, no, così è successo, no, con questa verità, no, di Copernico. Ma la cosa più interessante è che invece pochi sanno, sulla quale pochi riflettono, perché nel momento in cui uno ci pensa la cosa diventa chiara, è che il sistema copernicano non è affatto un'innovazione. Non è affatto diverso dal sistema tolemaico che c'era prima. Ora voi direte, ma come? Il sistema tolemaico mette la Terra al centro, il sistema copernicano mette il Sole al centro, no? Vabbè, certo, questo è ovvio, no? È una differenza. Ma non è una diversità fondamentale, perché i due sistemi descrivono il moto dei pianeti da due punti di vista differenti. Voi direte, ma quando io descrivo il moto dei pianeti guardandoli dalla Terra, i pianeti fanno delle strane giravolte, no? Fanno queste rosette, no? Che i greci avevano descritto come un punto che gira su un cerchio, che si chiama deferente, e il pianeta che gira attorno a quel punto su un altro cerchio che si chiama epiciclo, no? Cerchio che sta sopra, il deferente è quello che supporta e l'epiciclo è quello che sta sopra. E allora, per poter descrivere il moto dei pianeti quando li si guarda dalla Terra, dobbiamo fare questi strani movimenti. Se invece noi andiamo sul Sole e guardiamo i pianeti che girano attorno al Sole, si vede che girano in cerchio, poi sappiamo che sono ellissi, eccetera, ma non importano, in prima approssimazione girano intorno. E questo è un miglioramento, ma è un miglioramento relativo, perché se voi volete descrivere, guardandolo dal Sole, il movimento che fa la Luna, se voi la Luna la guardate dalla Terra, quella gira in cerchio attorno alla Terra.
E se la guardate dal sole, quella gira in cerchio attorno alla Terra, che gira attorno al sole, siamo ritornati esattamente alla stessa descrizione. Le due cose sono completamente equivalenti, spostano i centri di attenzione o i centri del sistema e si può passare da uno all'altro senza nessun problema, talmente tanto che se poi, dopo aver letto l'introduzione del libro di Copernico, voi andate avanti, o meglio ancora, se volete leggere un bignami di questo libro che si chiama Il Commentariolo, che lui pubblicò molti anni prima del libro sulle rivoluzioni celesti, lui vi spiega come ha fatto a ottenere il suo sistema e vi spiega come ha scambiato fra loro il deferente e l'epiciclo, scambiando appunto i punti attorno a cui ruotano i pianeti. Cioè, in altre parole, lui lo sapeva benissimo, e questo teorema di scambio è un teorema che in realtà risaliva a Tolomeo. Lo sapeva anche Tolomeo che si potevano fare le cose così. E voi vi chiederete, allora perché Tolomeo non l'ha fatto quello che ha fatto Copernico? Ma per un motivo ovvio, perché sapere come girano i pianeti attorno al Sole serve a coloro che vivono sul Sole, oppure ai filosofi che pensano, no, come deve essere il mondo. Ma se voi siete sulla Terra e volete descrivere il moto dei pianeti, quando anche avete il sistema copernicano, dovete riportarvi sulla Terra e dovete aggiungere l'orbita della Terra alle vostre descrizioni circolari e riottenete esattamente lo stesso sistema. Quindi la grande rivoluzione copernicana, fondamentale per motivi filosofici, da un punto di vista scientifico non era affatto una rivoluzione, non era nuova e non era nemmeno diversa. E allora in che senso era un'innovazione? Quindi a volte la storia della scienza deve essere scavata, no, per andare a capire, no, che cosa effettivamente succede. E un modo per scavarla è guardare ad altre due innovazioni che sono venute poco dopo, il secolo dopo quello di Copernico, che era il 500, quindi nel 600 siamo a Festival di Scienza, non possiamo fare questi calcoli a memoria senza chiedere alla commessa, no, di sapere quanto fa 500 più 100. No? Nel 600 sono avvenute due enormi rivoluzioni nella matematica. Una nel 1637, quando Cartesio scrisse il suo famoso discorso sul metodo, che, lo dico tra parentesi per i filosofi, era solo l'introduzione a un libro che si componeva di tre capitoli. Uno di questi capitoli era un capitolo sulla geometria, in cui Cartesio introdusse quella che si chiama la geometria cartesiana, che oggi tutti noi studiamo a scuola. E i filosofi leggono solo l'introduzione, no? Naturalmente, no? Nessuno si sogna di leggere gli altri tre libri e nemmeno di citarli mai. Che cosa fa la geometria cartesiana? Studia la geometria, ma usa l'algebra, e quella è la prima versione di quella che poi si sarebbe chiamata la geometria algebrica, usare le formule algebriche per studiare le curve o le figure geometriche. È una cosa meravigliosa. Cartesio scopre, per esempio, che le equazioni di primo grado corrispondono alle rette, le equazioni di secondo grado corrispondono a quelle che i greci chiamavano le coniche, cioè i cerchi, le ellissi, le iperbole, le parabole, così via, no? Eccetera. No? Quindi si può fare una classificazione delle curve guardando l'ordine, il grado delle equazioni e così via. E questa è la prima rivoluzione. E poco dopo, due persone concludono una rivoluzione che era in fieri già da qualche decennio e in realtà anche da qualche millennio, perché già Archimede aveva avuto dei barlumi di visioni di questa cosa, e introducono, Newton e Leibniz, introducono quello che si chiama il calcolo infinitesimale, cioè lo studio, un'algebra degli infiniti questa volta, no? E degli infinitesimi. Ora, sono due invenzioni senza le quali la matematica moderna sarebbe molto difficile, no, da esprimere. Eppure, anche queste due invenzioni, queste due innovazioni, hanno i loro lati negativi. E quali sono questi lati negativi? Beh, è proprio Newton che ce lo dice, quindi quando ce lo dice il padre del calcolo infinitesimale, no, forse dovremmo stare attenti. E l'idea di Newton è questa, è di dire: quando si fa la geometria algebrica, si usano le equazioni, si lavora sulle equazioni, si fa algebra, ma noi stiamo facendo geometria e dovremmo riuscire a vedere le figure, le curve, gli spazi geometrici di cui parliamo. Ed è proprio perché non riusciamo a vederli spesso che ci affidiamo alle equazioni.
O nel caso del calcolo infinitesimale stiamo cercando di fare delle operazioni complicate e usiamo dei concetti come i limiti, le derivate, gli integrali che fanno delle specie di shortcuts, diciamo, delle scorciatoie. Ma perdiamo di vista l'intuizione di ciò che ci sta sotto. Newton dice quando usiamo l'algebra e l'analisi, perché quelle erano le due grandi invenzioni, non capiamo ciò che facciamo. Siamo nella condizione degli studenti di cui si lamentava Aristotele, i quali diceva, Aristotele dice, i miei studenti vengono a lezione e dopo che sono venuti a lezione, che hanno dato l'esame, sanno che, ma non sanno perché. Studiano, sanno ripetere i risultati, arrivano ai risultati, ma non hanno idea dei motivi che stanno dietro a queste cose. E noi, moderni, da Cartesio, Newton e Leibniz in avanti, siamo esattamente così. Facciamo le cose attraverso l'algebra, studiamo la geometria attraverso l'algebra, facciamo i nostri calcoli, l'astronomia, per esempio, attraverso l'analisi, e non abbiamo idea di che cosa c'è dietro. E allora Newton disse, io quando scrivo i miei principi a matematica che cambieranno la storia della fisica e dell'umanità, perché dietro a tutta la tecnologia moderna c'è quello, tanto per cominciare, la scrivo in maniera che si capisca. E se voi provate a leggerla, non ci capite un H, perché ormai siete abituati a queste scorciatoie, che sono appunto quelle che ci insegnano giustamente a scuola per alfabetizzarci in matematica, ma non capiamo quello che ci sta dietro. E io vi consiglio, questo stavolta non scherzando, come dicevo prima, con Guerra e Pace o con Copernico, di andare a leggere perlomeno i primi 14 teoremi dei principi a matematica, ce ne sono migliaia dentro, quindi sono poche pagine, le prime 100 pagine, in cui Newton mostra come la legge di gravitazione universale sia equivalente alle tre leggi di Keplero. Notate, equivalente, due cose completamente diverse, Keplero osservazioni empiriche su come i pianeti si muovono, no? E Newton invece un tentativo di descrivere attraverso una forza attrattiva quello che veramente succede, il perché. Lui dimostra l'equivalenza in queste prime 14 proposizioni e queste proposizioni sono fatte in maniera geometrica. C'è la geometria di Euclide dietro, e anche un po' di più quella di Apollonio, perché sono orbite ellittiche, quindi ci vogliono le coniche che aveva descritto Apollonio. E agli inizi è un'immane fatica, ma dopo un po' che uno penetra nella mente di quest'uomo, apre le finestre della mente di Newton, si accorge di che cosa voleva dire, perché lui l'aveva capite queste cose. Perché si ha un bel dire, dice, che quando uno fa i calcoli con l'analisi vettoriale poi viene fuori che le orbite dei pianeti che si muovono con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza sono ellittiche. Ma come gli è venuto in mente a lui che potevano essere ellittiche? E come gli è venuto in mente che invece che forze che orbite ellittiche dovevano essere prodotte da una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza? E un conto è dimostrare le cose a posteriori con i mezzi, le scorciatoie. È un conto capirle, esattamente quello che faceva Archimede. Chi di voi ha provato a guardare nei libri di storia della matematica il metodo di Archimede, anche lì rimarrà stupito. Archimede dimostrava le cose in una maniera straordinaria, per esempio nel suo famoso lavoro, come lo chiameremmo oggi noi, o articolo sul cerchio e la sfera. Un articolo che è andato quasi completamente perduto, c'erano decine di teoremi e ne sono rimasti tre di questi teoremi. Il primo teorema dice che la circonferenza di un cerchio è uguale a 2pi, lui diceva che era greco, no? Quindi non aveva bisogno di pi greco, no? 2πr, no? E il secondo dice che le prime due cifre di pi, greco, no? Dopo la virgola sono 1 e 4. Immaginate quali potevano essere gli altri, quale sarà stato il teorema numero 30 se questi sono i primi. Ma come dimostrava per esempio Archimede il suo primo teorema, cioè che la circonferenza di un cerchio è 2pi greco r? Lo dimostrava in un modo che è abbastanza strano, perché diceva, beh, la circonferenza o è uguale o è maggiore o è minore di 2pi greco r, no? Allora supponiamo che sia maggiore. E faceva tutto un bel ragionamento e dimostrava che quello era assurdo.
Vabbè, allora non sarà maggiore. Supponiamo che sia minore, e facevo un altro bel ragionamento e dimostrava che anche quello era assurdo, apportava una contraddizione. Dice, allora sono uguali. Dico, sì, va bene, certo, quella è una dimostrazione perfetta, no, da un punto di vista logico, ma a te come ti è venuto in mente di dire che bisognava andare a vedere che se erano maggiori, minori o uguali di 2π greco r? Il metodo attraverso il quale Archimede vedeva le formule, non era ovviamente quel metodo che poi lui usava, esattamente come Newton non usava il metodo che poi ci avrebbe fatto vedere, no, nel calcolo infinitesimale, e vedeva le cose in un altro modo. Quindi anche l'innovazione dell'algebra geometrica o della geometria algebrica e l'innovazione del calcolo infinitesimale hanno questo lato oscuro, che ci permettono di fare le cose alla cieca, ma se noi le facciamo alla cieca non vediamo, arriviamo al risultato, sbattiamo contro il muro, siamo arrivati, boom, bene, però non abbiamo visto il percorso, non abbiamo visto dove stavamo andando. E capite che qui la cosa può andare avanti a lungo. Io adesso vedo che cosa ho messo nei miei appunti in seguito. Ah, certo, perché poi dopo il 600, avevo bisogno di guardare naturalmente, dopo il 600 arriva il 700, no? Scusate perché anche io i conti a memoria, no? Cosa succede nel 700? Ormai Newton è passato, i principi sono del 1684, Leibniz è morto agli inizi del 700, si cominciano a usare questi metodi di forza bruta quasi, no? Che permettono di ottenere risultati uno dietro l'altro, e arrivano i meccanici moderni. E quello che è stata la scrittura ad un certo punto, quello che è stata la stampa, lo diventa un oggetto fondamentale che a noi oggi sembra forse superfluo o sorpassato, benché, come vedremo tra un momento, è fondamentale proprio per la nostra concezione di vita, un oggetto che si chiama l'orologio meccanico. Ora voi vi direte, cosa c'è di strano nell'orologio? Si misurano i tempi? Sì, ma prima dell'orologio come si misuravano i tempi? Siamo nel 700, Galileo viveva nel 600, agli inizi del 600. Galileo è stato il primo a fare degli esperimenti scientifici usando dei dati tecnici, concreti, a misurare i tempi di caduta dei gravi, a cercare di rallentarli mettendo i famosi piani inclinati perché cadevano troppo veloci, no? E così via. Ma come li misurava i tempi se non c'era l'orologio? La cosa interessante, dovete leggere i testi di Galileo perché lui lo racconta. C'erano tanti modi, Galileo aveva un papà, come tutti, ma questo papà era un musicista, come pochi, e anche Galileo stesso era un musicista, tutti all'epoca lo erano, le persone di cultura, suo padre era un famoso musicista, Vincenzo Galileo. E Galileo i primi esperimenti li fece facendo misurazioni sonore, acustiche, musicali. Era una cosa meravigliosa andare nei laboratori all'epoca, perché lui cantava. Dice, lascia cadere quella palla di là e ti metti a cantare la tua aria preferita e tac, quanto ci ha messo questa palla a cadere? Dice, è arrivata al secondo verso della prima strofa. Ah, va bene. E l'altra, cioè, e fare i conti in questo modo, no? Era abbastanza complicato, no? E anche Galileo si è accorto ad un certo punto che il canto arrivava solo fino ad un certo punto. Allora gli venne un'altra idea, dice, ma io ce l'ho un orologio, prima che si inventi l'orologio, ce l'ho dentro. È del mio cuore, ma non nel senso dei poeti, no? Che direbbero, no? Vai dove ti porta il cuore. Cioè, no, proprio il tuo cuore che ti batte dentro è un fenomeno periodico che tra l'altro la natura ci ha dotato, pensate voi, no? Come quando si diceva che il naso era stato creato per metterci sopra gli occhiali, ce l'ha dotato che ci fa 60 battiti al minuto. Ma è meraviglioso, no? È un orologio che scandisce i secondi, no? 60 battiti all'incirca, no? Al minuto. E allora Galileo incominciò a smettere di cantare, no? E a misurare i tempi di caduta dei gravi basandosi sul suo polso. Poi certo si è accorso che, per esempio, una mattina arriva in laboratorio affannato perché la moglie gli aveva detto di andare a comprare le cose, arriva e dice, mamma mia, questi gravi oggi cadono molto più velocemente perché un sacco di battiti, no? Oppure un altro giorno si era fumato, che ne so cosa si fumava a Pisa o a Padova all'epoca, no? Se ne arriva tutto tranquillo e dice, oh, sti gravi oggi vengono giù piano piano, no? Perché ci mettono solo 10 battiti invece che l'altro giorno erano 125, no? Ma voi ridete, ma non è mica semplice misurare i tempi quando non si hanno gli orologi.
E il fatto è che per poter avere gli orologi bisognava misurare dei tempi per creare i barlumi, diciamo così, no? Gli embrioni della nuova scienza. A un certo punto Galileo incominciò a fare cose un po' più scientifiche, cioè mise dell'acqua dentro un recipiente che aveva un rubinetto e mise sotto un altro recipiente che aveva delle tacche, semplicemente. E allora questa volta apriva il rubinetto quando cadeva la palla e poi chiudeva il rubinetto quando la palla arrivava e misurava l'altezza dell'acqua che era caduta, no? Quindi il volume, no? In altre parole. E questo comincia a diventare una cosa interessante, no? Se uno suppone che l'accelerazione di gravità sia costante, perché insomma, ma comunque gli esperimenti che faceva lui potevano andare bene e così via. Nel momento in cui finalmente Galileo va in una chiesa come questa e fa quello che bisognerebbe fare quando si va in chiesa, no? Si distrae, perché uno sta a sentire quello che dicono all'altare, no? Cioè ti dicono delle cose, magari ti interessa, ma a me no. Allora che cosa fa Galileo? No? A Pisa sta andando a messa, perché tutti devono andare a messa, altrimenti si creano guai, no? Qualcosa, e guarda il soffitto. E c'è una lampada che per qualche motivo sta oscillando. E Galileo allora guarda col suo polso, più o meno, no? A occhio, si accorge che le oscillazioni del pendolo sono isocrone, ci mettono lo stesso tempo. Prima il pendolo oscilla, no? Con una grande ampiezza, poi si smorza. Ma la cosa interessante e niente affatto intuitiva è che il tempo che ci mette a fare un'oscillazione larga è lo stesso di quello che ci mette a fare un'oscillazione breve. Cioè c'è questa isocronia, e allora capisce che forse sul pendolo ci si può fondare per fare un orologio come si deve. L'orologio a pendolo, che poi diventerà così famoso che c'è addirittura uno dei capolavori della letteratura inglese, siamo tutti adulti qui, posso dire, sì, perché non ci sono bambini, no? Che inizia, Tristram Shandy, no? Di Stern, l'avrete letto tutti, che inizia nel momento in cui papà e mamma stanno facendo quello che serve per portare alla luce il concepimento, no? Per concepire, diciamo così, il protagonista del libro, che è appunto Tristram Shandy. Stanno facendo queste cose e ad un certo punto la mamma chiede al papà, che è tutto impegnato in questa azione, gli dice: l'hai caricata la pendola? No, e naturalmente papà dice: ma santo Dio, e conclude l'atto, no, in questa maniera distratta, e poi loro dicono: ecco, adesso ci verrà fuori un figlio che sarà tutto così nelle nuvole, come poi sarà effettivamente, no? Perché l'abbiamo concepito in questa maniera distratta invece di essere concentrati così, perché c'era il problema della pendola, bisognava caricarle queste pendole, no? Come si caricavano? No, agli inizi non c'erano i meccanismi, si tiravano giù le pigne, vi ricordate, no? Queste cose e così via. E queste pendole sono diventate il modello poi per l'orologio meccanico, che poi a un certo punto è diventato orologio cronometro, un orologio da polso. Io mi tolgo questo perché la cosa è ancora lunga, la storia, come potete immaginare, no? E fa caldo. E che cosa c'è di male nell'orologio? Questa fu una grande innovazione, talmente grande, vi accorgete di qual è la vera innovazione di un secolo? Quando quella diventa il modello dell'universo. E infatti, per esempio, Lucrezio, nel suo libro, nel De Rerum Natura, ci parla degli atomi, del modo in cui l'universo è creato a partire da degli atomi che costituiscono la materia, e come esempio fa che cosa? La scrittura. Le combinazioni degli atomi sono l'analogo delle combinazioni delle lettere dell'alfabeto che formano prima le parole, poi le frasi, poi i capitoli e così via. E nel momento in cui arriva l'orologio, ovviamente, no, l'orologio diventa il modello dell'universo, un universo a orologeria, in cui queste ruote dentate che girano sono quelle dei pianeti che poi in effetti confluiscono poi nei modelli dei planetari. Qual è il lato oscuro dell'orologio? E il fatto che nel momento in cui si comincia a calcolare esattamente il tempo, la vita incomincia ad essere scandita attraverso l'orologio. E ci vogliono i surrealisti, come Breton, per arrivare a dire un'affermazione che io non solo pratico ogni giorno, ma che ho scritto sulla mia testata del letto, no? Lascia che a svegliarti sia il cuscino e non l'orologio, no?
perché ti devi svegliare alle 6 della mattina se ancora c'hai sonno? Io domani mattina, per esempio, devo andare a fare una cosa alle 9 e un quarto della mattina e ho il terrore, no? Perché io alle 9 e un quarto non sono mai sveglio, anzi non so mai a che ora mi sveglio, perché non uso l'orologio. L'orologio diventa il nostro padrone, noi siamo servi dell'orologio, andiamo a sentire una conferenza alle 9 perché ci dicono che è alle 9, e non è che la gente si raduna, viene qui, poi quando siamo tutti qua partiamo con la conferenza, ma ci sono ancora posti al mondo in cui questo succede. Chi di voi è andato in India si ricorderà, avrà sperimentato queste cose meravigliose che tutti gli occidentali sperimentano, di salire su un autobus, prendere il biglietto, sedersi e poi chiedere all'autista, dice, quando partiamo? E lui dice, quando siamo pieni. Perché ovviamente non c'è un'ora, no, in cui si parte quando si parte, no? Non si sa quando si arriva e così via. Ora noi ridiamo addirittura, no? Perché la nostra vita è così scandita dall'orologio che non ci rendiamo nemmeno conto di essere diventati schiavi dell'orologio. Se voi leggete I viaggi di Gulliver, che sono un romanzo ovviamente satirico del Settecento, no? Jonathan Swift, l'irlandese di Dublino, e ad un certo punto quando i lillipuziani prendono Gulliver e lo legano per terra e poi cominciano a frugargli addosso per vedere che cosa c'ha, ad un certo punto scoprono che lui ha una roba nel taschino e gli chiedono, dice, ma che cos'è sta cosa? E lui spiega che cos'è questa cosa e loro, poi tra loro dicono, abbiamo capito, dice, quella è la sua divinità. Lui se ne porta un'immagine dentro il taschino perché tutti i momenti, ogni volta che deve fare qualche cosa consulta questa sua divinità, perché ovvio, no? Dice, cosa devo fare? Tac, vedere, no? Oggi noi abbiamo la stessa cosa ovviamente col cellulare, no? Non c'è mai una cosa, tac, no? Col cellulare in mano, no? E così via. Siamo diventati schiavi dell'orologio e fosse solo per alzarsi la mattina, no? O per andare a vedere le conferenze, eccetera. Ma pensate a che cosa ha portato l'orologio nella concezione pervertita di quello che si chiama il fordismo, cioè il fatto che gli operai, che poi è diventato ovviamente, no, il film di Charlie Chaplin, no, Tempi moderni, in cui gli operai sono diventati anche loro delle macchine che devono lavorare con il cronometro, e infatti Ford e Agnelli in Italia, il vecchio Agnelli, il senatore Agnelli, no, facevano proprio così, si cronometravano i tempi di lavoro e bisognava lavorare in quel modo, e la meccanizzazione dell'uomo. L'innovazione dell'orologio, certo, porta con sé la capacità di misurare i tempi, se uno vuol fare cadere i gravi, no? E non vuole cantare, no? O non vuole misurarsi il polso. Ma deve però, insieme a questi vantaggi, porta l'idea, no? Che l'uomo è una macchina, esattamente, che deve lavorare a orologeria. E questa è forse la cosa peggiore, no? Che noi abbiamo in Occidente e che non ci rendiamo conto di avere. Il secolo dopo, ovviamente, che è l'Ottocento, ce ne porta parecchie di queste innovazioni, la peggiore delle quali è, secondo me, il motore. Prima a vapore e poi a scoppio. Arriva la termodinamica e questi motori sono meravigliosi. Ovviamente molti di noi non sarebbero qui oggi, no? Se non fosse stato per i motori. Come si andava una volta in giro? Si andava a piedi. E chi di voi non ha provato ad andare a piedi in terre lontane o in mete lontane e non può capire che cosa questo significhi? Io l'ho provato perché oltre a frequentare i papi frequento anche i pellegrini, no? E ho fatto il pellegrinaggio di Santiago di Compostela un mese per fare 800 chilometri e lì ti rendi conto, andando a piedi per un mese facendo 25 chilometri al giorno, di cosa significhi camminare senza un motore che ti spinga o che ti porti, senza quella tonnellata di ferraglie, no? che ti porta in giro, dentro la quale noi mettiamo che cosa? Il petrolio, tra l'altro. I motori sono cose meravigliose, ci portano in giro, ci fanno andare a conoscere il mondo, ma fanno sì che anzitutto viviamo in città industriali che sono diventate completamente inquinate e invivibili in realtà, no? E sicuramente non a misura d'uomo, ormai sono le macchine che comandano, no? I pedoni vengono falciati fuori perché la precedenza ce l'hanno le macchine e soprattutto queste macchine, in modo ancora peggiore possibile, vanno a petrolio. Il petrolio, notate, se voi guardate i grafici del consumo di petrolio, sono grafici meravigliosi perché vanno indietro nel tempo di milioni di anni, no? Perché il petrolio si è formato ovviamente dalle foreste che sono state poi sommerse, no? E così via, e si sono trasformate, e per milioni di anni la disponibilità del petrolio è una retta orizzontale.
c'è quello che c'è e nessuno lo tocca perché non si sa cosa farne. E poi di colpo, quando arriva l'Ottocento, questa retta incomincia a scendere in maniera vertiginosa e le riserve di petrolio incominciano a diminuire, e allo stesso tempo c'è un'altra retta, che anche quella era orizzontale ed era il consumo del petrolio, visto che la disponibilità era fissa, il consumo era zero, questa retta invece sale. E queste due rette, ovviamente, quando una sale e l'altra scende, ovviamente la matematica ci insegna che prima o poi si incontrano, e quel punto è il punto fatidico in cui la disponibilità del petrolio diventa inferiore alla domanda. E il motivo per cui si fanno guerre, per esempio in Medio Oriente, dietro agli stendardi della democrazia, delle armi di distruzione di massa, eccetera, è semplicemente quello: accaparrarsi i pozzi di petrolio per andare avanti qualche decennio in più o qualche anno in più, perché questa bella innovazione del motore porta con sé questa faccia nera, negativa, dall'altra parte, che è quella di farci sprecare tutte le riserve che noi abbiamo di una cosa che avremmo potuto usare, naturalmente, no, in maniera molto più sensata. Ah, ce n'è anche un'altra invenzione e innovazione nell'Ottocento, meravigliosa sia da un punto di vista teorico che pratico, e sono le onde elettromagnetiche. Voi sapete che quando Maxwell descrisse i fenomeni dell'elettromagnetismo ebbe la fortuna che hanno pochissime persone a questo mondo, cioè di intuire l'esistenza di un mondo che praticamente era sconosciuto e che nessuno aveva mai immaginato e che di colpo gli si presentò. Come lo fece? Lo fece perché fino all'epoca, per secoli, millenni, i due fenomeni dell'elettricità e del magnetismo erano noti. L'elettricità è una parola greca, ovviamente, deriva da electron, no? Era nota attraverso la forma statica, quando le signorine greche si pettinavano i capelli con i pettini di plastica, per esempio, no? O con cose analoghe, no? Ovviamente le cose si elettrizzavano, no? E c'era questo strano fenomeno dell'elettricità statica. E dall'altra parte c'era il magnetismo, che deriva dalla città dalla zona, no, greca di Magnetes, queste pietre che attiravano il ferro, no? come appunto fanno i magneti. Ma nessuno aveva immaginato che potessero essere fenomeni collegati fra di loro. Poi ovviamente Faraday e altri prima di Maxwell se ne accorsero. Ma Maxwell ad un certo punto riuscì a mettere insieme i lavori di Gauss, di Faraday appunto e di Coulomb, e a riunificarli in quella che fu la vera prima grande unificazione di due forze che sembravano diverse fra di loro e che dopo di lui divennero la forza elettromagnetica. E la cosa interessante è che l'elettricità aveva una sua costante, che era la costante dielettrica. Il magnetismo aveva una sua costante, che era la costante diamagnetica. Due costanti separate, che poi miracolosamente, o mica tanto, visto che era un'unificazione, ricompaiono insieme nell'equazione di Maxwell, sotto una radice moltiplicate fra di loro. La costante elettrica e la costante magnetica moltiplicate e con radice appaiono, e Maxwell scopre che ci dovrebbero essere delle onde elettromagnetiche che viaggiano a quella velocità. Nessuno ha mai sentito parlare di queste onde prima di lui, è lui che le propone, ma gli viene la curiosità di dire: ma quale sarebbe la velocità a cui viaggiano queste onde? Non è difficile fare il calcolo, si prendono le due costanti, si moltiplica, si fa la radice quadrata e viene fuori 300.000 km al secondo. Oibò. La cosa è sospetta, perché è esattamente la velocità della luce. E allora Maxwell scopre che la luce è un fenomeno elettromagnetico, cosa che prima ovviamente non si sapeva che cosa fosse, no? E non solo, dice: ma la luce, sì, che cosa sono? Sono onde elettromagnetiche che hanno una certa lunghezza d'onda, vanno dai 400 agli 800 micrometri più circa, no? E tutto il resto, quelle più corte, quelle più lunghe, cosa sono? E Maxwell, che da bravo matematico, immagina, dice: beh, se questa è la luce, cioè sono onde elettromagnetiche di una certa lunghezza d'onda, ci dovranno anche essere quelle più corte e quelle più lunghe. Però finisce lì la cosa, non gli viene mai in mente che la cosa potrebbe essere applicata. E a chi venne in mente che invece si poteva applicarla? Al suo successore, che si chiamava Hertz, che ovviamente, no? Le onde herziane, e Hertz scopre le onde radio, e le scopre costruendo un apparecchio infernale
che si chiama radio per l'appunto, no? Che è in grado di captare queste onde radio. Hertz dice non servirà a nulla, e forse fosse stato vero, no? Fosse stato così. E invece poi alla fine le onde radio sappiamo cosa sono diventate. Le onde radio sono quelle che si usano per la radio e per la televisione. E oggi il nostro mondo non solo è inquinato dai motori e dai rumori che ci sono, che i motori producono e dallo sperpero energetico della benzina, ma è inquinato anche da questi maledetti altoparlanti che ormai hanno reso, permettono a noi di parlare qui questa sera, ma che hanno reso invivibile la nostra vita. Dovunque si vada, se uno va su un aereo, su un autobus, su un taxi, in un bar, in un ristorante, passa per le strade, sente questi altoparlanti che trasmettono queste maledette onde radio, no? E non fanno altro che fare inquinamento sonoro. E questa è l'altra faccia di questa meravigliosa scoperta dell'elettricità, che ovviamente poi poteva servire a cose molto utili, tipo a illuminare la sera. Ma che cosa c'è dopo? Beh, facciamola un po' più breve, perché arriviamo finalmente al Novecento. E quali sono i simboli delle innovazioni del Novecento? Beh, secondo me sono sostanzialmente due. E la prima innovazione è, credo, siamo tutti d'accordo su questo, l'energia atomica, il fatto di riuscire a spezzare l'atomo. Ora qui non c'è nemmeno più da andare a cercare il lato negativo dell'energia atomica, perché l'energia atomica nasce nel 45 o poco prima, nel 43, quando Fermi fa la sua pila a Chicago, no? E nasce subito al peggio. Tra tutte le utilizzazioni che si potevano fare dell'energia atomica, la bomba atomica è quella che viene fatta, usata immediatamente, no? Il peggior atto di terrorismo che sia stato fatto nella storia dell'umanità è quello, 300.000 morti in un paio di secondi in due città diverse, no? E gli armamenti hanno continuato a proliferare. E tra l'altro col presidente che adesso ci ritroviamo negli Stati Uniti, no? Cominceranno di nuovo, no? A piovere, no? Dall'alto. Quindi questo è l'energia atomica. Notate che l'energia atomica è stata accolta come un'innovazione straordinaria, quasi fantascientifica, anche se non è affatto nuova, tanto per cambiare. Perché la luce che ci arriva dal sole, no? E il fatto che noi ci scaldiamo con l'energia solare, no? Il sole come la produce questa energia? Se non attraverso l'energia atomica, anzi addirittura attraverso la fusione, nemmeno la fissione, no? Dell'atomo. Quindi quella dovrebbe essere l'energia atomica che noi dobbiamo usare e che dovremmo cercare di usare. Quindi non è nuova ed è stata usata nel modo peggiore possibile, no? Dalle potenze che ce l'hanno. Con il corollario che se però qualcun altro vuole averla per poterla usare anche lui o per essere al sicuro da quelli che ce l'hanno, ah no, allora bisogna attaccarlo in maniera preventiva, come si farà tra qualche giorno o tra qualche settimana in qualche parte del mondo. Ma dicevo, non è un caso che gli scienziati abbiano collaborato tutti insieme allo Salamos alla costruzione della bomba atomica, perché loro pensavano effettivamente in termini di innovazione scientifica. Se voi leggete le interviste, le dichiarazioni che hanno fatto questi scienziati che lavoravano allo Salamos, che sono praticamente la crema della scienza di quell'epoca occidentale, tutti dicono che in fondo, sì, certo, lo sapevano che questa si stava costruendo una bomba, ma che a loro quello che interessava era la ricerca del nuovo, volevano sapere come funzionava la natura. E questo è quello che spesso la scienza fa, va alla ricerca di cose che poi qualche apprendista stregone naturalmente userà al peggio, come dicevo prima. E purtroppo non è un caso unico quello di Los Alamos. Si potrebbe dire, vabbè, era un momento storico speciale, c'era Hitler che poteva avere anche lui la sua bomba atomica così, quindi loro dovevano farlo. Primo perché non è vero, perché si sa che nel 1944, quando ormai la guerra volgeva al peggio per la Germania nazista, i servizi segreti inglesi penetrarono in Germania perché volevano sapere se c'erano progetti di costruzione di una bomba atomica, perché avrebbe potuto essere effettivamente l'ultima razio che Hitler avrebbe potuto usare. E tornarono indietro dicendo che erano sicuri che non si stava costruendo nessuna bomba atomica nella Germania nazista.
E allora la notizia ovviamente arrivò in Inghilterra, passò negli Stati Uniti, arrivò a Los Alamos e gli scienziati di Los Alamos furono resi edotti, a loro venne comunicato che Hitler non stava facendo la bomba atomica. Quello era il motivo per cui loro erano andati. Vogliamo farla prima di lui. E sapete quanti se ne andarono da Los Alamos quando seppero che le cose stavano così e che dunque il motivo per costruire la bomba atomica era caduto? Uno. Si chiamava Josef Rotblat, era un polacco che era emigrato in Inghilterra, poi era andato in America, fu trattato come una spia, come un disonorato, gli si tolse il saluto, gli si impedì ovviamente di parlare di quello che si stava facendo a Los Alamos. Era il 1945 e nel 1995 Rotblat ha preso il premio Nobel per la pace, perché è stato il primo, insieme poi a Russell e ad Einstein, a fondare quello che si chiama il movimento Pugwash degli scienziati contro l'atomica, e 40 anni dopo appunto prese il premio Nobel. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo una volta, gli ho fatto un'intervista, e mi ricordo una cosa che lui mi ha detto, che mi ha scioccato e che vi ripeto, mi disse: non se ne parla mai, ma la maggioranza degli scienziati mondiali lavora a ricerche che sono direttamente o indirettamente collegate con gli armamenti. La maggioranza, cioè non è una frangia in un momento specifico e speciale della storia che collabora a fare armamenti, ma sono gli scienziati in maggioranza e da sempre. Pensate ad Archimede, il più grande genio dell'antichità, matematico, fisico, eccetera. Quello di cui abbiamo citato prima, il 2π greco R e il 3,14 e così via. Eppure Archimede a scuola ce lo insegnano per gli specchiustori, per queste macchine che lui dava al tiranno di Siracusa. Era già lui uno degli scienziati che lavoravano agli armamenti. E poi facciamo un salto di secoli, di millenni, arriviamo agli inizi del Novecento, Haber, il premio Nobel per la chimica, lo scopritore del processo per la creazione dell'alluminio e anche dell'azoto, tra l'altro. Tutti i concimi del mondo in realtà derivano dalle reazioni che ha fatto lui. Ma anche noto, in maniera quasi come un dottor Stranamore, perché è stato colui che ha non solo inventato, ma proposto l'utilizzazione dell'uso delle armi chimiche nella Prima Guerra Mondiale. Sua moglie si è suicidata addirittura quando venne a sapere di queste cose e lui anche finì malamente cercando di andare in esilio quando poi arrivarono i nazisti. No? E questi sono gli scienziati, purtroppo. La scienza è anche questa. E soprattutto in un festival di scienza non dobbiamo dimenticarcene, dobbiamo tenere anzi gli occhi ben aperti per evitare di pensare che ci sia solo la faccia buona, quella davanti, sia dell'innovazione nello specifico che della scienza in generale. C'è anche il lato negativo, c'è anche quello cattivo di dietro, ed è quello che dobbiamo controllare, perché se non lo facciamo le cose vengono fatte semplicemente senza la nostra conoscenza e alle nostre spalle. L'ultimo esempio che faccio ha a che fare con l'altra grande innovazione del Novecento, che è ovviamente il computer. E almeno quella sarà un'innovazione nuova, no? Che arriva come un fulmine a ciel sereno nella tesi di laurea di un ragazzo di 24 anni di nome Alan Turing nel 1936, che in una tesi scrive semplicemente, per modo di dire, il programma sulla carta di un computer universale, una macchina universale programmabile. Eppure anche il computer di Turing non era una cosa nuova. 100 anni prima un signore di nome Charles Babbage aveva fatto la stessa cosa. Naturalmente la tecnologia all'epoca era diversa, i computer di Turing, quando furono implementati subito dopo la guerra da von Neumann nel 1945, erano computer elettrici o elettronici, avevano fili elettrici, valvole, eccetera. Quella era la tecnologia del Novecento. Babbage viveva nell'Ottocento, all'epoca c'erano le macchine a vapore e lui progettò un computer a vapore. Certo, i computer tascabili e vapore sarebbero stati interessanti, magari in Russia servivano, no? Perché come uno si mette in tasca un paio di calcolatori, di cellulari. Io tra l'altro faccio uguale, perché quando sono andato in Russia recentemente, 3-4 volte negli scorsi 2 anni, mi sono accorto che il mio telefono al freddo russo faceva quello che facevo anch'io, cioè si congelava.
E allora avere un carichino, no, di quelli esterni che carica il telefono e lo scalda mentre lo carica, fa sì che questo non succeda. Ma i computer di Babbage non arrivarono mai al livello dei tascabili, perché non furono mai costruiti. Perché quello rimase un progetto che tra l'altro ha una storia meravigliosa, che in qualche modo collegata persino con la mia città, con Torino, perché il conte Menabrea fece a un certo punto un convegno a Torino dove invitò Babbage. Babbage venne, fece una lezione sulla sua macchina differenziale, di differential engine, e a prendere gli appunti c'era una signorina che era la figlia di un famoso poeta, la figlia di Byron, che lui non aveva mai visto perché aveva abbandonato la madre incinta per scappare dai gossip che dicevano che aveva messo incinta anche la sorella sua, di lui stesso, no? E se ne andò in Svizzera insieme al poeta Shelley, insieme a Mary Shelley, eccetera, a scrivere cose su Dracula e su Frankenstein e così via. E questa signorina, che si chiama Ada Lovelace, che prese il nome appunto del marito poi che sposò in seguito, era lì a prendere gli appunti. È la prima informatica della storia, e oggi c'è un linguaggio di programmazione che si chiama Ada o Ada, no? Così. Quindi il computer di Turing non era nuovo. E le cose che il computer ci permette di fare sono di nuovo, esattamente come con tutte le altre innovazioni e tutte le altre tecnologie, cose meravigliose. O lo sarebbero se fossero usate nel modo giusto. Ora, qual è il modo sbagliato di usare il computer, per esempio in matematica? Beh, la cosa interessante, perché c'è un famoso problema che nel 1640 un avvocato di nome Pierre de Fermat, che molti conoscono almeno di nome, che era solito fare problemi di questo genere ma senza saperli tanto risolvere, perché aveva intuizione ma non la capacità matematica. Molti sono stati risolti. L'ultimo teorema di Fermat, come voi sapete, è stato dimostrato da Andrew Wiles nel 1993-95 ed è considerato il più grande teorema di quell'epoca, a fine del Novecento. Wiles è il più grande matematico vivente, forse. Gli hanno addirittura dedicato un monumento in vita, l'Istituto di Matematica di Oxford è dedicato ad Andrew Wiles, e lui è uno dei professori. Insomma, no? Quindi una cosa avveniristica, come Alessandro Magno, no? Quando ci fu l'apoteosi e si proclamò che Alessandro Magno era figlio del dio Amon, glielo disse l'oracolo di Tebe, quindi doveva essere vero. Allora, uno dei problemi che Fermat propose è il seguente: adesso non tirate fuori i vostri calcolatori e calcoliamo a mente. Consideriamo dei numeri che sono fatti così: 2 elevato a 2 elevato a n più 1, 1 al fondo, non sopra. Allora, questi numeri sono super esponenziali, più 1, no? E Fermat si disse: chissà che numeri sono, proviamo a vedere, proviamo con lo 0. 2 elevato a 2 elevato a 0, 2 elevato a 0 fa 1, 2 elevato a 1 fa 2, 2 più 1, 3. E Fermat dice: oh, questo è un numero primo. Proviamo con il successivo. 2 elevato a 2 elevato a 1. 2 elevato a 2 è 2 al quadrato, 4 più 1, 5. Primo. Oh. Uno può dire: allora continuano, sono tutti numeri dispari. No, no, momento, no? Proviamo con l'altro. 2 elevato a 2 elevato a 2 più 1. 2 elevato a 2 fa 4. 2 elevato a 4 fa 2, 4, 8, 16, più 1, 17. Primo, aha, e siamo a 3. Il quarto è 2 elevato a 2 elevato a 4 più 1. 2 elevato a 4 abbiamo già fatto? 8. Allora, 2 elevato a 8. Quanto fa 2 elevato a 8? Beh, brava signora, brava. 256 più 1, 257. Primo. Ormai ci siamo. Sapete come si dice, no? Se succede una volta è un caso, se succede due volte è una coincidenza, se succede tre volte è premeditazione. No, ma qui è successo già 4, ma proviamo ancora il prossimo, no? 2 elevato a 2 elevato a 5, questo, insomma, comincia a diventare complicato. Il numero è, lo leggo, 65.000 537, che come potete tutti immaginare è
Primo. E allora a questo punto Fermat dice, basta, è inutile che vada avanti, anche perché il prossimo numero che vi leggo, che è 4 miliardi 200, 2 milioni, dunque, momento, 4 miliardi 294 milioni 967 mila 297, dice quello, sarà anche primo lui, no? Perché insomma è talmente grande che come si fa a gestire, no? A mano. E allora, congettura di Fermat, questi numeri si chiamano i numeri di Fermat, 2 elevato a 2 elevato a 2 più 1, e la congettura di Fermat è, sono tutti primi. Ok. Ora, se voi avete un calcolatore in tasca, no, come molti di voi avranno, e potete e scrivete questo 4 miliardi 294 milioni, eccetera, il calcolatore vi dice in un secondo che non è primo, è divisibile per 641, come molti di voi avranno notato anche a occhio, no, per il criterio di divisibilità per 641 che vi insegnano, no, al dottorato di matematica, no? E la cosa sarebbe finita lì. Ma fortunatamente il computer è stato inventato nel Novecento e Fermat ha fatto la sua congettura nel 1650. E uno di quelli a cui non andava giù che Fermat facesse congetture e che voleva dimostrare le cose si chiamava Eulero, Euler, uno dei più grandi matematici che siano mai esistiti, Leonhard Euler, svizzero, semicieco, perché poi divenne praticamente cieco alla fine della sua vita, ma questo non lo fermò perché faceva i calcoli non al computer ma con la sua testa. Arrivò a questo numero, 4 miliardi eccetera, e disse, beh, anche per me fare i conti a mano, no, è complicato. Sapete che anche per numeri non troppo grossi, capire se sono primi oppure no, questo è uno dei problemi che ancora sono difficili da risolvere oggi. È uno dei famosi problemi NP completi. Se si sapessero risolvere velocemente, molte delle vostre carte di credito, dei vostri bancomat sarebbero in pericolo, no? Quindi anche Eulero aveva dei problemi così. Allora cosa succede nel momento in cui non c'è il computer e non ci dà la soluzione immediatamente? Bisogna aguzzare l'ingegno. E cosa fa Eulero? Incomincia a pensare e scopre una nuova matematica che si chiama aritmetica modulare, è un nome roboante per dire una cosa che non è poi così complicata. Per esempio, quando voi avete un orologio, questo orologio usa le cifre fino a 12, no? E quando arriva a 12, tac, scattano come se quello fosse 0 e ricomincia da 1, no? E quindi è un'aritmetica, come diremmo oggi, modulo 12. Ci sono 12 numeri che continuano a ripetersi e voi potete fare le somme, infatti le fate normalmente, no? Per esempio, se sono le 4 del pomeriggio, no? Le 16, e che ore saranno tra 9 ore? Beh, 16 più 9 fa 25, ma noi sappiamo che 24 si è fermato e 1, no? Questa è l'aritmetica modulare. E Eulero incomincia ad usare questa aritmetica modulare, che oggi è diventata uno strumento fondamentale per i matematici di tantissime aree, e scopre un criterio di divisibilità, scopre che quando ci sono dei divisori allora devono essere uguali a zero, modulo un certo numero, in particolare scopre che i divisori di questo numero, se ci sono, devono essere del tipo 64 per x più 1. E a questo punto, poiché 64 per x, incomincia, prova 64 per 1. Non divide, 64 per 2 non divide, 64 per 3 al decimo tentativo, 64 per 10 fa 640 più 1, 641, tac, e becca il divisore di questo numero. E questo è quello che succede quando non ci si trova con la pappa fatta e quando non si ha un aiuto meccanico e si è costretti ad aguzzare l'ingegno, bisogna scoprire cose nuove. E se si è Eulero, senza il calcolatore, si scopre, per esempio, l'aritmetica modulare. E l'ultima cosa che vi volevo dire era una cosa che in realtà i matematici hanno sempre fatto. Cosa significa innovazione? Significa trovare cose nuove. Uno dei grandi problemi della matematica antica era costruire le cose con la riga e col compasso. Perché? Perché gli egizi avevano uno strumento di costruzione che era la corda, loro chiamavano i loro matematici tenditori di corde, anche intenditori di corde, se ne intendevano parecchio, ma le tendevano. E cosa si può fare con una corda quando la si tende? Si possono fare due cose, o unire due punti, tac, e si crea una retta, no? Un segmento, oppure fissare un punto e andare a spasso tirando l'altra corda, no? E si crea un cerchio, no? E allora l'idea dei greci era che quelli fossero, anzitutto, le figure più perfette, la retta
e il cerchio, sono le uniche due figure che sono dovunque simili a se stesse, no? E gli strumenti che permettono di disegnare la retta e il cerchio sono la riga e il compasso. E allora, se voi leggete Euclide, vi accorgete che spesso Euclide vuole dimostrare delle proposizioni, e quando le dimostra alla fine arriva quella famosa formula che è QED, quod erat demonstrandum, no? Ciò che si voleva dimostrare, o ciò che volevasi dimostrare, come si diceva una volta. Ma molte delle proposizioni di Euclide non hanno QED, ma QEC, quod erat construendum, come si doveva costruire, perché era quello che interessava. Per esempio, come si costruì la prima proposizione di Euclide, come si costruisce un triangolo equilatero dato un lato? Oh, si prendono, sappiamo come fare, no? E così via, no? Come si costruisce un quadrato, un pentagono, un esagono, un ettagono? Oh. Questa non la trovate in Euclide, perché è difficile costruire un ettagono con la riga e il compasso. I greci ci hanno provato per un sacco di tempo e non ci sono riusciti, e non sono riusciti a fare anche altre costruzioni. Per esempio, è facile costruire, dato un quadrato, un altro quadrato che abbia area doppia. Come si fa? Si prende la diagonale del primo quadrato e si costruisce un quadrato con quel lato lì, no? E la diagonale è radice quadrata di 2, no? Più o meno. E allora subito uno si pone il problema: è come si fa a costruire un cubo che abbia area doppia di un cubo dato? E uno dice: prendo la diagonale, no? E la fa. E no, perché la diagonale di un cubo è la radice quadrata di 3, mentre invece uno vuole la radice cubica di 2. È una cosa diversa, no? Le cose non commutano. E quasi subito i greci scoprirono che c'era una lunga serie, o perlomeno una buona serie, di questi problemi che non si riuscivano a fare con la riga e col compasso. Ma arrivarono gli innovatori, a volte gli innovatori erano fior di matematici, per esempio Archimede, e quali dissero: vabbè, non si può fare con la riga e il compasso, magari non riusciamo, ma se mi date degli altri strumenti, no, ve lo riesco a fare. Ad esempio, è facile duplicare il cubo se voi avete degli strumenti che vi permettano di disegnare le ellissi o le iperboli, no? O le parabole, le sezioni coniche. E quali sono gli strumenti? Boh, ma supponete di averli, no? E si può immaginare, no, di averli, ed è facile risolvere questo problema. Ma il fatto che l'avesse fatto Archimede non ha convinto i matematici. E i matematici hanno aspettato, dice: no, non siamo convinti, questo è un trucco esattamente come quello di Alessandro Magno, i greci a volte facevano queste cose, cioè sciogliere il nodo di Gordio tagliandolo con la spada, no? E quello è una truffa. Non è quella la soluzione del problema, sarà un'innovazione, no? Ma è una pessima innovazione. E allora i matematici aspettano, e aspettarono, non i greci, perché quelli nel frattempo morirono, se ne andarono, eccetera, ma nel 1837 un signore di nome Pierre Wanzel fece una teoria algebrica di ciò che era costruibile con la riga e col compasso, e dimostrò che non si può costruire l'ettagono regolare, non si può duplicare il cubo, non si può trisecare l'angolo, e poi in seguito si dimostrò che non si può nemmeno quadrare i cerchi e così via. E questo dimostra che i matematici hanno il senso di queste cose, capiscono che è meglio la conoscenza dell'impossibilità di una vera innovazione che non la presenza di innovazioni che sono false, come la truffa di usare altri strumenti. E allora, nel caso dell'innovazione, forse è questo che dobbiamo ricordarci, che a volte è meglio non avere innovazioni se non possono essere delle buone innovazioni, e che spesso le innovazioni che invece abbiamo sono, non dico delle truffe, ma comunque, no, spesso delle cose delle armi a doppio taglio con le quali c'è il rischio di farsi male. Grazie per la vostra pazienza e buonasera. Bene, se ci sono delle domande, Pier Giorgio è disponibile alle risposte. C'è un microfono che passerà, chi alza la mano?
Rompo il ghiaccio io allora, Pier Giorgio, e mi riallaccio al discorso di Platone, perché in effetti da questo tuo excursus manca i giorni nostri praticamente, cioè l'innovazione del web. Cioè, se per Platone la scrittura è vista in modo negativo in quanto trasporto, tra virgolette, dell'anima delegata ad altro, che è un elemento fisico, che è il papiro, la carta, questo stesso ragionamento nel giorno d'oggi con il web ha delle similitudini? Cioè, che ne è della coscienza e del sapere nell'era del web? Beh, qui naturalmente Umberto Eco è stato il nostro maestro anche nell'analisi del web. Poco prima di morire, un paio d'anni prima, no, lui se ne uscì fuori dicendo che il 90% della gente sono dei coglioni, no? E dice, però perlomeno una volta stavano zitti, no? E non avevano voce in capitolo. Oggi invece chiunque può scrivere in rete, no? E dobbiamo sorbirci, no, tutti i prodotti della loro mente. Ma naturalmente non è soltanto una delle cose che ho dimenticato, ce n'è una lista infinita. Prima mi sono dimenticato, me l'ero scritta, ma non l'ho detta. Ma non appena ho preso in mano questa bottiglietta, mi sono ricordato che la plastica, per esempio, è stata una delle grandissime innovazioni che ha cambiato anch'essa il mondo, perché pensate avere una bottiglia di plastica o una bottiglia di vetro, no? Però la plastica è tra l'altro è un'innovazione italiana, come voi sapete, ha portato Giulio Natta al premio Nobel per la chimica, no? È lui che ha fatto per la prima volta, no? Gli studi in questa direzione. E oggi anche la plastica, anch'essa, così come le altre innovazioni, è diventata una tragedia. La plastica ha la proprietà fondamentale che non è degradabile, è quello che serve appunto, no, quando la si usa, ma il fatto che non sia degradabile fa sì che quando noi buttiamo una bottiglietta di plastica su un dirupo in mezzo alle piante eccetera, quella rimane lì. Credo che sia 500 o 600 anni la degradazione della plastica, no? Che è più di quella di molte scorie radioattive, che a volte, avendo un tempo di dimezzamento, no? E quindi avendo una crescita esponenziale per la radioattività, sono a volte ancora meno pericolose. Quindi in realtà il problema c'è dovunque. Adesso io stasera ho voluto a bella posta fare l'avvocato del diavolo, giustamente, no? di questa nozione, senza però nascondermi che le innovazioni hanno sempre, anche perché è difficile che siano degli stupidi che fanno le innovazioni, no? In genere sono persone sensate che si pongono un problema, lo risolvono. Il problema sono gli altri che poi usano queste cose che potrebbero avere delle potenzialità infinite e ottime, e le usano nella maniera, come dicevo nella quinta legge, peggiore possibile. E abbiamo parlato, per esempio, così accennato alla radio e alla televisione, ma sono cose meravigliose quello. Cosa non si potrebbe fare di culturale, per esempio, no, alla radio e alla televisione? E si fa, ma lo si fa in nicchie, no, in piccoli spazi che vengono generosamente concessi da chi dirige appunto le stazioni emittenti radio e televisive, e poi però il resto di ciò che viene trasmesso e sono semplicemente delle stupidaggini, quando non proprio delle porcherie belle buone, no? A volte ci si chiede, no, se ci sono degli alieni nell'universo, e si dimentica che in fondo, proprio perché le trasmissioni radio e le trasmissioni televisive sono onde elettromagnetiche, nel momento in cui uno fa una trasmissione, questa trasmissione parte, si diffonde per l'universo mondo, no? Per l'universo penetra e risplende in qualche parte più e meno altrove. Il che significa che, poiché la radio c'è da un centinaio di anni e la televisione da una cinquantina d'anni, attorno alla Terra c'è una bolla che ha un centinaio di anni luce, no? Di raggio, per le trasmissioni radio, e una cinquantina di anni luce di raggio per le trasmissioni televisive.
Quindi un sacco di stelle con i loro sistemi planetari stanno ricevendo da 100, da 50 anni i nostri programmi radiotelevisivi. Ecco perché non ci sono gli alieni, perché se ne stanno zitti, zitti, perché vedono le nostre televisioni e dice con quelli non vogliamo avere niente a che fare, no? Questo è il modo, no, in cui, anche se poi in realtà purtroppo l'effetto di quelle trasmissioni è spesso il contrario, perché quelle trasmissioni arrivano non soltanto ai pianeti extrasolari, forse abitati, ma arrivano a stati e a popolazioni sicuramente abitate vicino a noi, che si immaginano poi che la vita sia quella, no, nei nostri paesi. Poi vengono qui e scoprono qual è la realtà. Quindi la tecnologia, secondo me, è semplicemente un insieme di strumenti neutri. È come il coltello lo puoi usare per tagliare la bistecca quando vai al ristorante, dove spero che andremo presto perché comincia ad avere il mio stomaco, no, un certo richiamo, ma puoi anche usarlo per tagliare la gola al vicino, no? Certo. Cioè, dipende da te l'uso che ne fai. Certo. Il problema è che poiché, come diceva appunto Umberto Eco, il 90% della gente non è proprio intelligentissima, l'uso che poi si fa in maggioranza di questi strumenti è l'uso peggiore che se ne potrebbe fare. Cioè se ne abusa, in altre parole. E questo non vuol dire che non bisogna più avere tecnologia, che bisogna fermare la tecnologia. Però certo, qualche misura di contenimento bisognerebbe farla. E ovviamente i festival della scienza sono una di queste misure. Un tentativo di avvicinare la gente, gli uditori, diciamo così, il pubblico, a quelle che sono le tecnologie, che poi derivano ovviamente dalla scienza che sta loro dietro, no? E magari con la comprensione si può immaginare che ci sia anche un uso migliore, no, di quello che invece è l'abuso di coloro che McLuhan chiamava gli idioti tecnologici. McLuhan, quando scrisse quel libro che citavo prima, Understanding Media, la galassia Gutenberg, quei due volumi, no, fondamentali sui media che sono tecnologie innovative, no, del Novecento, e sottolineò questo fatto. Lui parlò del villaggio globale e oggi i giornali ripetono questo mantra del villaggio globale come se fosse una cosa meravigliosa. Ma McLuhan voleva dire che noi siamo ritornati come dei selvaggi, solo che non viviamo più in un villaggio dove c'erano 100 persone, ma in un unico villaggio. Il mondo è un unico villaggio popolato da miliardi di selvaggi. Era una visione molto nera, no, quella di McLuhan, che invece oggi viene presa, no, come se fosse l'annuncio di una nuova era. Quindi bisogna stare attenti, certo, e non c'è modo di evitare le cose, perché, come diceva Forrest Gump in quel film, shit happens, dice, la merda c'è e la si pesta quando si cammina. Quindi. Bene. Qualche altra domanda? Mi sono sempre chiesto, perché spesso succedono queste situazioni in cui nessuno si muove, ma nessuno fa domande. Cioè, è perché siete diventati catatonici nel corso della trasmissione e dovete come le lucertole che la mattina devono recuperare? Oh, bravo, lei. Chi è? C'ha una signorina al fianco. Volevo sapere come funziona oggi il rapporto. Come funziona oggi il rapporto tra matematica e innovazione tecnologica? E il matematico, chiuso nella sua università, nel suo studio, che a un certo punto dice questa equazione o questo sviluppo potrebbe, e quindi va presso un istituto o un'industria e dice vedi che questo può avere delle ricadute, oppure è l'industria e quindi lo spirito tecnologico che si rivolge ai matematici e dice sentite, ho un problema, ma lo puoi risolvere? Beh, ci sono naturalmente tutti e due gli aspetti. Anzitutto la matematica spessissimo si è evoluta e si è sviluppata per motivazioni estremamente concrete. Cioè l'idea del matematico, abbiamo citato Archimede che ha fatto studi estremamente teorici, ma anche studi estremamente pratici. Quindi l'idea del matematico proprio che se ne sta chiuso nella sua celletta o nel suo studio a fare, ci sono ovviamente anche quelli, ma moltissimi sono studi che sono derivati direttamente da problematiche molto concrete, per esempio il calcolo infinitesimale che ho citato prima, o gli orologi ad esempio, no? Quelle erano cose che servivano per, ad esempio, per la navigazione, no?
fatto di calcolare la latitudine e la longitudine, no? Beh, certo, una ce la dà la stella polare, ma l'altra, e l'altra agli inizi si capì che se uno avesse avuto un orologio e se lo portava in giro, l'orologio continuava a segnare l'ora del punto in cui tu eri partito, guardando il sole, vedendo che ora era nel punto in cui eri lì, oppure avendo un altro orologio che aggiornavi, no? Potevi calcolare, no? Appunto la differenza. Chiaro che portarsi le pendole sulle navi, insomma, è un po' complicato. Si provò, si inventarono tutti i trucchi possibili, appunto, in qualche modo suggeriti da questo problema molto pratico, di far sì che il pendolo dondolasse, no, su degli snodi in modo da non risentire dei movimenti della nave, finché non si inventò poi il cronometro, che è quello che noi... già nel 600 lo si fece, per esempio, già Huygens, credo, che fu uno dei primi studiosi del pendolo, appunto, propose una cosa di questo genere. E quasi sempre gli armamenti, ad esempio, sono uno degli stimoli maggiori. Si è parlato adesso, no? Tu chiedevi di internet, molti non si ricordano o non sanno che internet è nato da un progetto militare, si chiamava DARPANET, no? Era un progetto fatto dal Dipartimento della Difesa americano per far sì che nel caso di un attacco atomico, se ci fosse stato un bombardamento o una distruzione dei centri di comando, avendo una rete distribuita senza centri reali, no, in cui ci sono tanti nodi da tutte le parti, un attacco in un punto non avrebbe impedito il funzionamento della rete su altri punti. È vero anche il contrario, cioè tutte quelle brutte cose che io ho detto, no, gli aspetti negativi, poi a volte ricadono in maniera positiva. Per esempio, tanto per dire, me ne viene una, ma quando si fece la corsa allo spazio, cioè gli astronauti, no, che andarono sulla Luna nelle prime missioni, il caffè liofilizzato è nato per loro, perché ovviamente era difficile farsi caffè su una navicella spaziale, no? E poi però queste cose rientrano, appunto, o ricadono sul pubblico generale. La rete, appunto, militare americana oggi è diventata uno degli strumenti di conoscenza, oltre che di diffusione della stupidità, più importanti che ci siano. È diventata addirittura, visto che si è parlato di religione, possiamo concludere anche con essa, no? L'incarnazione o la realizzazione del sogno di un teologo gesuita, un po' eretico, che era anche un antropologo che lavorò alla scoperta dell'uomo di Pechino, che si chiamava agli inizi del Novecento Teilhard de Chardin. Era il gesuita maledetto, così detto, anche se non fu mai ufficialmente radiato, ma lo tennero ai bordi, diciamo. E lui si immaginò un'idea di quella che lui chiamava la noosfera, e che era una specie di intelligenza divina che avrebbe circondato l'intero mondo. E oggi in quello che si può chiamare la filosofia dell'informatica, ci sono molti filosofi che si interessano di, così come si fa la filosofia della scienza o della matematica, si fa la filosofia dell'informatica, e l'idea della noosfera di Teilhard de Chardin è proprio considerata una specie di antesignano della rete, del World Wide Web. Quindi tutto ricade, no? E certo, c'è poco da sperare che il mondo un giorno diventi perfetto, no? E senza macchie. Dobbiamo convivere con il positivo e con il negativo, come certe filosofie orientali ci insegnano, no? Lo yin e lo yang, no? Ci sono tutte e due, no? E noi abbiamo l'idea, che è derivata dal cristianesimo e soprattutto da Sant'Agostino, che il male non ci sia, che al mondo ci sia, perché Dio deve essere buono, no? nella concezione cristiana. Quindi c'è solo il bene, e il male non esiste in maniera indipendente, è solo la mancanza di bene. E quindi in un mondo in cui c'è solo il bene, certo che poi ci sono queste illusioni che si vada verso il progresso, che ci sia solo, appunto, no, un lato della medaglia invece che due. Gli orientali, che hanno questa idea dello yin e dello yang, che si compenetrano, uno bianco e uno nero, no, e che non sono divisi nettamente, ma la divisione è fatta in questo modo, uno penetra un po' nell'altro, eccetera, forse sono più vicini alla realtà delle cose, e le cose sono che c'è il bene e c'è il male, c'è il buono e il cattivo, e quindi la tecnologia, quando arriva, come dicevo, è neutra,
E poi ci sono i cattivi o i pervertiti, i malvagi che ne abusano, e ci sono però anche gli altri che la usano in maniera sensata. Purtroppo temo che la divisione non sia equa, però, che sia appunto più il 90-10 che diceva Eco, che non il 50-50 che potrebbe lasciar pensare la statistica. Qualche altra domanda? Bene, allora facciamo un minuto di silenzio e poi andiamo a cena. Va bene, allora ringraziamo Pier Giorgio per la disponibilità. Speriamo che il prossimo anno sarà di nuovo con noi, anche perché hai una prossima, domani è una nuova conferenza, no? C'è una nuova conferenza. E la prima conferenza che c'è domani, vedo qui, riconosco Claudio Bordese, quindi alle 9.30 iniziamo insieme a Battistone, che non è qui, quindi riconosco la signora, la professoressa Bordese, la prima conferenza di domani mattina. Arrivederci. Grazie per la presentazione, mi sono divertito.